Eccoci di nuovo qui a Tantameno TV per l'undicesimo incontro sullo scenario della sostenibilità. Ospite quest'oggi è Claudia Buccellati, che ha un curriculum di eccezione, nel senso che si è laureata in lettere antiche all'Università Statale di Milano e successivamente specializzata in marketing aziendale presso la Bocconi. Ha cominciato a lavorare abbastanza presto, ma soprattutto, diciamo, quella che la contraddistingue, per cui oggi è qui a raccontarcelo, è che per 30 anni è stata responsabile marketing ed immagine e anche socio e consigliere della Mario Buccellati. Buccellati uguale gioielli. Comunque, al di là di questa, diciamo, parte dedicata al mondo del lusso, di cui adesso poi andremo a raccontare alcune cose, devo dire che ha comunque un grosso impegno anche da un punto di vista civile e civico, scusatemi, e sociale, ed è molto attiva anche nel volontariato. Il comune le ha dato un premio nel valore donna nel 2005, e la regione la Rosa Camuna, e non so se questo ci piace o meno, ma ha avuto anche un premio dal presidente Sarkozy, Madame Commerce d'Europa. In questo momento è anche consigliere di reggenza della Banca d'Italia. Ma al di là di tutte queste cose fantastiche, però, dove il focus è proprio sul marketing ed è soprattutto su quello che è il lusso e di quello che il lusso ci trasmette, devo sempre ricordare una cosa. Nel lontano ormai 2007, durante la giornata mondiale dell'acqua, lei era presidente dell'associazione Monte Napoleone e in quell'occasione, con noi che eravamo appena nati come associazione no profit H2O Milano, siamo riusciti a concordare un evento che all'epoca comunque ha fatto un po' scalpore, perché quello che la Claudia ha proposto è stata quella di chiedere ai cittadini di provare a stare mezza giornata senza acqua. Decisamente presidente di un'associazione Monte Napoleone, dove diciamo la sintesi non è proprio un lusso dedicato all'acqua, questa cosa ha creato così molta anche curiosità, se vogliamo. E proprio partendo da questo, quello che volevo domandarti, Claudia, è un po' declinare quello che è un concetto di lusso e sostenibilità. Quindi la prima cosa che ti chiedo, anche perché sono passati nel frattempo tanti anni, tu ritieni che questo racconto del lusso e della sostenibilità, che ormai fanno quasi tutti, faccia parte delle buone intenzioni delle aziende, oppure veramente le aziende stesse che si occupano di lusso mettono in atto questo paradigma sia negli acquisti e sia nei processi produttivi? Non so risponderti con sicurezza. Certo, perché bisogna distinguere tra la moda, cioè quello che fa tendenza e oggi se non sei green non sei nessuno, e le reali intenzioni e volontà delle varie aziende. Poi c'è anche tutta una legislazione che sta girando intorno a questa cosa. Quindi laddove il lusso, io farei una divisione che tu dire, dove il lusso è prodotto a livello di nicchie di artigiani, forse qui c'è più sostenibilità, perché di per sé l'artigiano ha già un'attuazione di risparmio, di sostenibilità. Dove ci sono le grandi aziende, forse un po' meno, però lì subentrano delle normative molto, molto, direi, restrittive. Quindi forse, anche se parte da una moda, questo green può avere e ha, secondo me, dei risultati positivi, quindi una sostenibilità, poi ci sono anche i bilanci sociali, eccetera. Quindi credo che ci stiamo avviando molto lentamente, soprattutto in Italia, devo dire, verso questa nuova visione. Ecco, una cosa volevo dirti, anche se è certo il target del lusso forse non riguarda tanto la generazione Z, però parliamo un attimo dei consumatori comunque giovani, perché poi saranno quelli che comunque, se non acquistano adesso, acquisteranno domani. Questa tendenza che è stata ormai, come dire, vista, provata in tante parti del mondo, è che questi giovani consumatori acquistano sempre di più prodotti di seconda mano, oppure noleggiano beni di lusso, come anche i gioielli. Cioè proprio
sostituendo quasi la condivisione di una serie di oggetti molto personali, ma può essere un gioiello, no? All'acquisto. Ma è cambiato il mondo. Sì, è cambiato il concetto forse di possesso, perché una cosa, io gioisco, fruisco di una cosa non perché è mia, ma perché la uso. Quindi questo secondo me è il grande discrimine, perché non c'è più, è una cosa mia e quindi la uso. È una cosa di cui ho bisogno o che mi fa piacere avere e quindi la condivido. E secondo me è un'evoluzione. E quindi è proprio il concetto usare senza possedere. Esattamente. Che è proprio l'antitesi. L'antitesi esattamente di questo mondo del lusso. Esattamente. Quindi, a fronte di questo, per parlare un attimo invece dell'acqua, abbiamo visto che l'acqua, la risorsa acqua oggi, è diventata veramente una tendenza per un certo tipo di clientela, quindi un cliente esigente, attento alla qualità, al benessere e al design. E quindi si mettono in moto tutta una serie di nuove frontiere del lusso. Mi ha fatto sorridere l'iniziativa Water Like Wine. Come lo interpreti questo, chiamiamolo, nuovo marketing mediatico? Beh, secondo me è una fonte di guadagno inesauribile, perché senza arrivare all'acqua di Palazzo Chigi, però insomma, usare le bordolesi per imbottigliare l'acqua ce la dice tante cose. Io credo che si debba arrivare a istigare e instillare nella cosiddetta società del lusso il desiderio di essere esperti di acque, come tanti fanno i corsi, hanno fatto i corsi di sommelier. L'idrosommelier. Assolutamente, sarebbe una cosa da fare subito, immediatamente. Poi sai, se guardiamo i fatturati, che sono incredibili e sempre in ascesa, dei produttori di minerali, io, sai, ognuno di noi ha questi sogni un po' strani, detto parecchio, se in ogni nazione una parte venisse proprio accantonata, una parte delle tasse che versano questi, accantonata per l'acqua, ma non per andare a fare i pozzi in Africa, per fare chiudere i buchi delle nostre acquedotti. Esatto, perché se noi sappiamo che in Italia ci sono luoghi dove più del 60% viene disperso, capisci che è un po' ipocrita poi chiedere di spegnere e chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti, insomma c'è una certa discrepanza tra le due cose. Prima di passare la parola a Roberto, che ti farà delle domande diverse, anche un po' per alleggerire, perché poi alla fine sono sempre argomenti insomma, impegnativi, certo. Ho fatto una minima ricerca su che acqua bevono i ricchi. Ed ho scoperto una roba stranissima, perché l'acqua più costosa al mondo è tutta di origine giapponese, per cui è questa Konanigari, spero che si pronunci così, che viene venduta in Giappone al costo di 420 euro per 750 mg, ma è nulla rispetto ad altre acque come la Super Nariwa, che costa 9.000 euro al litro. Boh, fatevi un po' i conti. Dimmi la reazione. Fanno benissimo, perché se c'è il mercato che spende questi migliaia di euro per un sorso d'acqua, ma sfruttiamolo. Poi magari quello che guadagniamo lo usiamo per tappare i buchi degli acquedotti. L'acqua migliore in Italia è la Smeraldina. Noi ci dobbiamo... Mai sentito. Sì, la Smeraldina è un altro consumo, gli ha assegnato proprio il primo posto come miglior acqua in Italia, che nasce in Sardegna, dalla fonte di Tempo Pausania. E noi questa ci teniamo rispetto a tutte le acque giapponesi. Sai Claudia, tempo fa con un altro personaggio che tu ben conosci, l'Alessandro Guerriero, avevamo fatto una specie di, chiamiamola, indagine di mercato, ma era quasi una cosa per ridere, dove avevamo fatto un confronto diretto per capire se era meglio l'acqua di San Pellegrino confronto l'acqua del comune di San Donato. Sempre santi. Sempre santi. L'acqua è normale che il messaggio subliminale che si lancia, che deve essere pura, trasparente, porta quasi sempre il nome dei santi.
e in quel caso lì vinse l'acqua del comune di San Donato, perché aveva delle proprietà diverse, per cui il guerriero e io ci facevamo insieme a Cinzia, perché eravamo là come associazione H2O, delle gran risate, perché queste analisi fatte da specialisti che analizzavano l'acqua in bottiglia rispetto all'acqua che veniva erogata a San Donato, era meglio quella erogata come acqua pubblica. Quindi la domanda che ti voglio fare io, avendo già con Cinzia toccato tutta una serie di osservazioni e di problemi, è questa. Non pensi che oggi più che mai è vero il concetto usare senza possedere, che il mio amico John Takara ha lanciato tanti anni fa e lo si è visto in tutte le sue forme merceologiche, cioè se tu pensi anche a delle categorie tipo le attrezzature sportive per lo sci, oggi quasi nessuno compra gli sci, compra gli scarponi, compra queste cose. Se pensi con le macchine, quasi tutti tentano di non darti più la macchina, ma di dartela a noleggio, dopo 3 anni la restituisci, eccetera. Per la cosa dell'acqua, non pensi che sarebbe importante invece tornare a insegnare un uso più rispettoso di questa risorsa ambientale, che comunque, visto che non ce ne sarà per tutti, sarà veramente una delle prossime emergenze generali, non solo in Italia ma globali? Sì, sicuramente, infatti se tu vedi già alcune pubblicità, per esempio di detersivi per lavapiatti, ti dicono non sciacquare i piatti prima, risparmia l'acqua perché poi col mio detersivo lavi, ma comunque c'è sì questa necessità, però io ripeto, insegnare a tutti noi, al pubblico, alla gente a usare con rispetto l'acqua va bene, però a monte bisogna che le istituzioni, gli stati, eccetera, facciano la loro parte, perché non puoi chiedere sempre all'ultimo anello della catena di voler fare sacrifici o comunque di cambiare le cose. Quindi per quanto riguarda l'Italia, lo ripeto, cominciamo a fare dei progetti, dei programmi seri per rendere non dispersive le tubazioni, gli acquedotti. E poi, scusa, la Spagna, che ha un clima molto più arido di noi, non ha questo problema dell'acqua. Perché? Perché intanto hanno gli acquedotti che vengono fatti ben controllati, manutenzione. Poi per anni hanno fatto degli invasi perfetti che mantengono l'acqua. In Italia non c'è. Sai, questo problema di creare gli invasi, o tanti spingono una politica sui depuratori, io sono un po' contrario ad ambedue, per il semplice fatto che se mettiamo in atto una questione di avere dei depuratori, prendendo quindi acqua salata dal Mar Mediterraneo, vuol dire creare uno scompenso su un altro genere di situazione. La situazione degli invasi è che poi, come succede banalmente per gli accumuli dei rifiuti urbani, nessuno vuole gli invasi vicino a casa, perché portano mosche, portano... Allora io penso che invece, ed è un problema politico come giustamente tu hai detto, che nessuno se ne vuole occupare. Oggi il tracciato dell'acqua italiano, e viva Dio che c'è, è ancora sul vecchio tracciato romano, cioè 3/4 dei percorsi dove l'acqua scorre sono stati fatti dai romani, e ripeto, viva Dio che c'è, perché forse se non c'erano mai i romani andavano ancora dal pozzo a tirare su le catinelle d'acqua. Allora, il problema è forse che in quel frangente, come giustamente hai ricordato tu, il governo adesso col PNR dovrebbe occuparsi di fare un certo tipo di opere di risanamento delle tubazioni. Noi siamo appena tornati da Lisbona e Lisbona è messa completamente a soqquadro, stanno rifacendo tutte le tubazioni perché vogliono riutilizzare l'acqua piovana in tubazioni speciali per poi dedicarle all'agricoltura. Allora, questo è un progetto, cosa che in Italia potrebbe essere fatto, anche se piove sempre di meno, però potrebbe essere una soluzione diversa per poter acquisire una situazione di, come posso dire, di accumulo di acqua. Certo, hai perfettamente ragione per quanto riguarda Lisbona, il Portogallo e altre nazioni. Non credo che in Italia, perché in Italia è una forma di potere l'acqua. E quindi è questo il vero problema. È inutile girarci intorno. È potere,
punto. Sai, noi lo sappiamo benissimo come associazione, perché ogni volta che abbiamo da lanciare un progetto, e tu ne sei stata partecipe in qualcuno con noi, d'altro canto le multinazionali dell'acqua è una delle sette sorelle, no? Cioè di quelle che governano il mondo. Per cui è sempre un... Certo, ma io non parlavo solo delle multinazionali, parlavo anche di, come dire, baronie locali, no, certo, di mafia o comunque di controllo, di merce di scambio, di controllo. Quindi la vedo dura. Non pensi che, per esempio, anche questo movimento, io sono un po' scettico, perché i giovani hanno messo in atto, anche con la Greta Thunberg... Per piacere. Io te lo chiedo giusto per capire. Per piacere. Perché secondo me è una situazione... Allora parliamo di cose serie, sì, e non così, di ipocrisie, perché allora vuol dire che tu vai in giro con quei fiori finti sulla bicicletta contromano e fai il green. No, sono perfettamente d'accordo con te. Infatti io penso che anche tutta questa, diciamo, di alone di notorietà creato intorno alla Greta Thunberg sia... Ma una grossa operazione di marketing, la scherziamo. Mi hai rubato le parole di... Non ho ancora capito chi ci guadagna tanto. Ma di sicuro la famiglia. Quello sicuramente, poi non so intorno. Per cui è una cosa di questo genere, per cui anche tutti questi giovani che si sono lasciati un po', diciamo così, abbindolare da queste frasi fatte, da queste circostanze anche volutamente create per creare l'effetto marketing, ritengo che siano un po' una cosa che lasciano un po' il tempo che trovo. Forse bisogna agire concretamente, tu nel tuo ambito, noi nel nostro, facendo operazioni anche diverse ma che hanno una valenza sociale importante. Tu cosa ne pensi? Eh sì, certo, però sai, dalla definizione di quello che si dovrebbe fare all'attuazione ne corre molto, per cui in linea di principio sono d'accordo con te, poi tradurlo in realtà credo che sia molto difficile, perché d'accordo che ottima è l'acqua, ma non altrettanto ottimi i sistemi per risparmiarla. D'altro canto, il famoso detto, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Appunto, desalinizziamolo.